non sono molti. Gli altri che si fanno passare per guaritori naturali spesso sono imbroglioni e mescolano rimedi naturali a pratiche superstiziose che alimentano la medicina cosiddetta popolare delle nostre campagne. L'esperienza insegna che anche nei casi di veri guaritori che intuiscono il male e intuiscono la medicina adatta, gli errori in cui incorrono sono frequenti e buona parte dei loro successi è dovuta alla suggestione. I guaritori paranormali tipo pranoterapeuti fanno affidamento su un certo fluido che scorrerebbe dalle loro mani verso il malato, fluido che per essi sarebbe il prana, energia vitale diffusa in natura, per altre una forza benefica sulla cui natura ancora si discute. Sono tipici dei pranaterapeutici le imposizioni delle mani, i passi in diverse direzioni sull'ammalato che affaticano l'operatore. Ho visto personalmente pranaterapeutici in azione molto stanchi, sfiniti dopo un intervento. Gli effetti in alcuni casi sono notevoli, soprattutto nelle malattie nervose, anche quando sono somatizzate. La guarigione, secondo alcuni, avverrebbe per questa energia fisica convogliata dall'operatore sull'ammalato, teoria fluidica. Per altri avverrebbe mediante una carica psichica che si scarica sull'ammalato, teoria psichica. Per altri avverrebbe per autoguarigione, cioè l'operatore fungerebbe da catalizzatore stimolando le energie di riserva o di recupero che sono nel malato e l'ammalato da se stesso guarirebbe. Qualunque sia la spiegazione, tutti ammettono che gioca molto la forza di suggestione. I guaritori spirituali sono individui o clan di individui che operano in forze di agenti occulti. In questi anni sono venuti in voga i chirurghi brasiliani e i chirurghi filippini. Il chirurgo medium brasiliano, secondo il medico professor Lauro Neira, fonda il suo intervento sul meccanismo dell'asportazione dall'organismo dei pazienti di tessuti anormali attraverso il processo di smaterializzazione e di successiva rimaterializzazione esternamente all'organismo stesso. I guaritori filippini invece sono peraltro religiosi, prima di operare si mettono in relazione con lo spirito. Operano nei luoghi di culto in Unduyan davanti agli anziani, tra cui ci sono i medium vicentes e i medium parlantes. Il medium vicente ha il dono della chiaroveggenza, quello parlante esprime con la parola ciò che lo spirito incorporato in lui dice, mentre il medium operator è colui che agisce, cioè il chirurgo spirituale, siamo in ambiente di espiritistas. Il guaritore, come Alex Orbito, compie l'intervento a mani nude, affonda le mani nel corpo del paziente in corrispondenza alla parte ammalata, dando l'impressione di penetrare in profondità per rimuovere le parti colpite e sanare gli organi mentre un filo di sangue scola dalla ferita prodotta magneticamente. Quando comincia a guarire gli dice: «Io sono completamente sintonizzato col mio spirito guida». Ci troviamo qui evidentemente in un campo molto sospetto, anzi in un campo proibito. Il fenomeno comunque è di difficile spiegazione. I chirurghi spirituali stessi dicono che agiscono non nella natura fisica ma nel corpo sottile. Non li seguiamo nelle loro spiegazioni. A questi guaritori spirituali possiamo aggiungere i guaritori maghi che si servono degli spiriti per guarire. La maggior parte ingannano la gente, altri invece effettuano qualche guarigione. Non c'è da meravigliarsi perché il diavolo può anche compiere qualche prodigio di ordine minore. Ma in questi casi il danno per il malato è peggiore della malattia guarita, perché si creano in lui delle dipendenze e dei legami di difficile soluzione anche attraverso esorcismi. E c'è talvolta un passaggio da una malattia a un'altra malattia per sostituzione oppure il transfer dall'ordine fisico all'ordine psichico.
non possiamo dare un giudizio globale su questi guaritori e sulle pratiche di guarigione. Possiamo avanzare delle riserve su tutti, nel senso che anche dove i doni e i poteri sono usati giusto ordinem nature, senza manipolazioni della persona e senza interventi di agenti esterni occulti, tuttavia, a dire di alcuni medici carismatici francesi, per esempio il dottor Filippo Madre, questi doni, che sono ipotizzati come reviviscenze dei doni preternaturali dell'uomo, che l'uomo usava nello stato di grazia, devono essere usati da persone che abbiano una particolare grazia di Dio, perché, e questo mi costa personalmente, essi creano una certa passività nell'operatore, il quale per questa passività è esposto all'influsso di forze occulte. Per un esame comparativo bastano queste sole indicazioni. Primo, le guarigioni che avvengono nei nostri gruppi di preghiera differiscono totocelo dalle guarigioni dei guaritori. La guarigione carismatica ha per autore Dio, quella paranormale ha per autore l'uomo. La guarigione carismatica si iscrive nel piano della salvezza, la guarigione degli altri si iscrive su un piano mondano. Se è opera di Dio, la nostra guarigione carismatica, essa agisce così senza una tecnica, ma per una dinamica dello spirito. Dio agisce quando vuole e come vuole. Egli sfugge ad ogni tentativo dell'uomo, ad ogni potere umano. Invece la guarigione dei guaritori, essendo opera dell'uomo, che è in possesso di un potere, di un fluido, di un'energia, agisce quando vuole e produce quando vuole il suo effetto, posto date condizioni. Agisce in un campo ristretto dove la suggestione ha pure la sua parte. Essi è affermazione dell'uomo sull'uomo, quando non è affermazione del potere delle tenebre. Si scrive perciò in un piano totalmente diverso dalle guarigioni che avvengono nei nostri gruppi. Se qualche somiglianza si nota, questa è puramente esterna e può riguardare il modo di pregare, per esempio l'uso dell'imposizione delle mani. Questa per il pranoterapeuta è il mezzo di trasmissione del prana. Per noi è soltanto il segno, non necessario peraltro, ma che noi adoperiamo secondo l'esempio di Cristo e degli Apostoli e secondo l'uso dei primi cristiani per significare il beneficio di Dio che con la preghiera si comunica al fratello e segno anche dell'amore nostro per lo stesso fratello. Io mi fermo qui perché voglio dare spazio agli altri fratelli dell'equipe. Concludo con un testo di Giacomo, pregate gli uni per gli altri per essere guariti, molto vale la preghiera del giusto fatto con insistenza. Alleluia. Alleluia. In breve, come è nato il servizio di guarigione? Come attualmente funziona? Il servizio è nato non perché l'avessimo organizzato, ma perché Dio ci ha condotto per mano. Nei primi tempi ci accorgemmo che il Signore voleva operare guarigioni. Io stessa ed altri ci accorgemmo che accostandosi a noi persone ammalate o cagionevoli di salute, con una parola, con un abbraccio, con un'imposizione, sia pur breve di mano, venivano risanate e lodavano Dio. Le persone guarite ci segnalarono casi di persone ammalate. Noi in piccoli gruppi di 4 o 5 persone andavamo a portare il saluto del Signore e la parola di Dio. Se constatavamo che la persona era lontana dai sacramenti, l'invitavamo a pentirsi dei peccati e a confessarsi. Parlavamo molto di Gesù per risvegliare nei loro cuori la speranza. Quindi entravamo in comunione con loro partecipando nella compassione del loro dolore e cercando di uscirne fuori con l'ammalato. Aumentando il numero degli ammalati che si accostavano a noi
ci siamo trovati nella necessità di incontrarci con la gente ammalata in un giorno diverso da quello della preghiera comunitaria. Non sapevamo cosa fare, ma Dio suggeriva passo passo. Le mie deduzioni come medico, dopo 8 anni che vivo nel rinnovamento di Palermo, sono che nessuno può mettere ordine umano nell'azione di Dio. Si possono tentare tanti tipi di classificazione per i processi di guarigione che vengono da Dio, ma chi potrà mai dire che ci saranno sempre gli stessi schemi? D'altro lato dice il Siracide al capitolo 38, versetto 1, rendi al medico l'onore dovuto in considerazione dei suoi servizi, poiché anch'egli fu istituito da Dio. Dall'Altissimo infatti gli viene la sua perizia, e al versetto 6, Dio ha dato agli uomini la scienza perché si gloriassero delle sue meraviglie, con esse il medico cura e calma il dolore. E poi al versetto 12 dello stesso capitolo, chiama il medico, poiché il Signore ha creato anche lui, non lo allontanare, poiché hai bisogno di lui. Vi sono casi in cui la salute sta nelle loro mani, allora anch'essi pregheranno il Signore che conceda loro il sollievo del malato e la cura per conservarlo in vita. Frequentemente le guarigioni sono dovute ad un acceleramento del processo di guarigione sotto la spinta valida della preghiera, e qua l'azione del medico è importante. Infatti il fratello che soffre vede nel medico che prega assieme a lui l'espletamento della stessa missione affidata al medico, così come ci ha ricordato il Siracide dal versetto 12. Il medico cristiano, chiamato al letto di un sofferente, deve dare conforto e consolazione, realizzando la parola di Gesù e poi, secondo ispirazione, anche le medicine. Se trova ambiente ostile, niente vieta che preghi in cuor suo per il malato. Penserà poi il Signore a decidere l'evoluzione delle cose. Il fatto più importante per un medico è la sua scelta di vita. Curare i malati affidandosi solamente ai libri di patologia, di cliniche, di terapia, oppure curare la gente con l'insegnamento del Vangelo alla luce del quale leggere cristianamente i libri di patologia, di cliniche, di terapia e vedere nel malato Gesù sofferente. Io ho fatto la mia scelta, aiutare i fratelli alla luce di Gesù fidando in Dio Salvatore. La maniera come guarirvi la lascio scegliere a Lui in perfetta obbedienza. Sia lodato Gesù Cristo. Il titolo della mia trattazione è questo: I carismi di guarigione nel servizio di guarigione. Ho articolato questa mia trattazione in 6 punti. Li anticipo per favorirne meglio la comprensione. Primo, un'introduzione, esperienze e loro fondamento biblico. Secondo, carismi che accompagnano il carisma della guarigione. Terzo, i sacramenti, mezzi di guarigione. Quarto, modi attraverso cui si effettua il carisma delle guarigioni. Quinto, il segreto delle guarigioni, cioè ciò che sta a fondamento della guarigione. Concludo con delle mie considerazioni, una conclusione. Andiamo adesso al primo punto. Esperienze e loro fondamento biblico. Ecco, il contenuto di questa mia trattazione è per niente tratto da libri che numerosi affrontano il problema delle guarigioni. È invece frutto e soltanto della esperienza che vive il gruppo di rinnovamento nello Spirito Sacro Cuore, Noce, di Palermo. Il tutto trova un fondamento e una conferma nella Scrittura, di cui l'esperienza è una riprova. Questo è un punto molto importante, secondo me. Cito soltanto alcuni passi della Bibbia, li scorriamo insieme. Il primo che cito è di Marco, capitolo 16, versetti 15-20. Gesù disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi
saranno i segni che accompagneranno